Ciao, un nuovo giorno, buona fortuna e felicità con i tuoi cari. Oggi è giovedì 25 marzo 2021, per favore tratta positivamente tutti intorno a te. Quali sono i segni oggi? Guarda il video per sapere. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi. Oroscopo Gemelli. Rampanti sì, ma litigiosi. Naturale che siate rampanti e con Marte nel segno lo sarete per tutto il prossimo mese, oggi in particolare con il placet della Luna, del Sole e di Venere. Tutti quanti in sestile. Peccato che si ritrovi a bisticciare con Mercurio, il vostro astro guida, creandovi subito grosse tensioni sul fronte del lavoro, punto. Infatti, in aperto contrasto con le direttive del capo, in realtà ben poco carismatico, agite di testa vostra, ritrovandovi subito alle prese con qualcosa che non avevate calcolato. Problemi non risolvibili solo grazie al vostro acume e la tempestività che vi distingue in questo periodo. Qualcosa da chiarire subito anche riguardo a un affare. Impossibilitati a spostarvi, dovete fare tutto online e qui le cose si complicano. La telecamera non potrà mai sostituire il vostro sguardo a raggi X. Astro tarocco del giorno per Gemelli. Cavaliere Bastoni. Un uomo bruno, molto esperto ed energico aiuterà la coppia a uscire da una crisi o a realizzare un progetto. Un amico sincero, un parente saggio sarà molto vicino alla coppia. Un viaggio presto in coppia. I single incontreranno un uomo maturo, più grande di loro che potrebbe essere la scintilla per qualcosa di nuovo e di interessante. Ma dovranno fare attenzione, molta attenzione. Non è oro tutto quello che in fin dei conti luccica, punto. Oggi tenete particolarmente a freno la lingua se non volete cacciarvi in situazioni imbarazzanti da cui sarà difficile poi uscirne. Se Venere e la Luna favoriscono i ritorni d'amore, nei single aumenta il loro fascino e viaggeranno per nuove conquiste. Siate più rilassati e fate bene ogni cosa. Portate a termine ciò che avete intrapreso e non curatevi del giudizio degli altri, punto. Farete particolarmente attenzione ai vostri colleghi di lavoro o ai vostri soci, serpeggiano strane idee sul vostro conto e non tutti i pettegolezzi che si fanno sul vostro conto potrebbero finire senza un nulla di fatto. Se qualcuno del vostro passato torna a cercarvi non chiudete subito la porta, ma ascoltate con estrema attenzione ciò che ha da dirvi e fate in modo da risultare educati e affabili, ma soprattutto disponibili ad ascoltarlo. Tanto alla fine sarete voi a decidere il da farsi, punto. Buone prospettive per un cambio di lavoro. Non affannatevi tuttavia a fare confronti e a valutare troppo i dettagli. Potreste veder sfumate delle buone occasioni. Con il vostro partner siate particolarmente chiari ed evitate al massimo i possibili equivoci. Meglio chiarirsi subito e con decisione piuttosto che poi dover affrontare un litigio. Punto. Parente invadente in arrivo, sopportate e non date a vedere il disagio che provate. E cercate di non parlare delle cose vostre. Siete all'alba di un nuovo giorno in tutti i sensi. Solo i nati di giovedì avranno delle evidenti difficoltà a ingranare la marcia giusta, se non altro perché pensano di poter risolvere tutto da soli. Punto. Il vostro umore basso si riflette sulla vostra salute. Verranno giorni migliori, non lasciatevi sconfortare. La ragione o il torto sono concetti molto labili e non assoluti, quindi dovete evitare di impuntarvi su una questione. Anche se non è facile per voi chiedere aiuto, e meno ancora riconoscere di averne bisogno, oggi dovrete proprio decidervi a farlo. Non preoccupatevi delle nubi in amore, spariranno presto. Punto. Inizio di giornata che si avvia sotto ottimi auspici planetari. Venere vi continua a spalleggiare dal segno dell'Ariete, specie se siete nati nella prima decade. Si esaltano romanticismo e poesia. La vita familiare vi richiede presenza più costante. Dovrete organizzare i vostri impegni ludici e mondani con uno sguardo mirato, appunto. Avrete una luna davvero favorevole. Possibili problemi in amore. Meglio fermarsi un attimo e ragionare sul da farsi. Per quanto riguarda il lavoro, non vi va di accettare mansioni che non desiderate. Portate avanti le vostre idee. Come indica l'oroscopo di Paolo Fox, oggi, nel lavoro arriverà una promozione oppure una proposta importante. Il vento sta cambiando e te sei avvantaggiato da questo. In amore tutto bene? Finalmente hai ritrovato il feeling con il partner. Cercate di ridimensionare alcune pretese in questa giornata. È vero che avete bisogno di fatti, da parte di alcune persone, tuttavia non potete volerli tutti insieme.
in un colpo solo. Il fatto che ne abbiate bisogno non significa che possano esaudirvi, punto. Iniziate dunque gradualmente, per non accumulare poi le vostre attività, perché anche voi avete delle responsabilità che dovrete espletare, in conseguenza di quello che avete voluto, punto. Vorreste passare da una posizione all'altra e cercare la libidine sotto le lenzuola, ma un evento contrario potrebbe scombussolare i vostri piani. Trovate presto un modo per ripristinare gli equilibri, punto. Il vostro inquilino Marte, battagliero a parole, oggi bisticcia con Mercurio, astro guida vostro e della giornata odierna. Certo che siete dei bie e peperini, ma col favore della Luna, di Venere e del Sole, tutti quanti in segno di fuoco in sestile e del trigono di Saturno, non potete certo dire di passarvela male. Un filo aggressivi sì, ma anche molto attivi, energici e di polso. Oggi avete la sindrome del condottiero che aspira a governare il mondo. E ci riesce, punto. Amore ed Eros, che siano tenere amicizie o affettuosi legami familiari, un dato è certo, tutti vi vogliono bene, anche quando le vostre reazioni sono troppo piccanti e non vi premurate neppure di dare affidamento. La vostra intelligenza è invidiabile, peccato siate così bruschi e ironici, perché di affetti autentici ne siete capaci anche voi, solo che non vi volete impegnare, punto. Oggi i malumori passeggeri potrebbero farvi passare brutti momenti con il vostro partner. Pesate bene le parole prima di ferire qualcuno, la sostanza è importante ma anche i modi non vanno trascurati, punto. Una nuova storia sentimentale vi tiene caldo il cuore. Non vi fate dubbi inutili e rimanete alla realtà dei fatti, la nuova relazione che avete avviato è proprio quello che voi desideravate, completa, gioiosa, compenetrata da un'intesa fisica e mentale perfetta. Ma, in special modo, si tratta di una relazione matura e pienamente corrisposta. Chi di voi ancora invece non è in coppia, non si scoraggi, la sua ricerca sta per finire, specie se festeggia il suo compleanno dal giorno 24 del mese di maggio al 4 del mese di giugno, punto. Lavoro e denaro, geniali come Leonardo o Einstein. Oggi però i vostri colpi di genio preferite tenerveli per voi, la comunicativa non è al top e le risposte dell'ambiente non sempre quelle sperate. Punto 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 lievi delusioni negli studi, bene come sempre invece i commerci, dove il vostro fiuto non perde mai un colpo. Qualche imprevisto da cavalcare, ma per la vostra mente eclettica sarà quasi un gioco, come risolvere un cruciverba schema libero o un rebus, punto. Chi è in cerca di una nuova occupazione dovrà impostare i progetti per il prossimo futuro, per trovare un lavoro che lo soddisfi e il giusto stimolo creativo, punto. Frenetici e iperattivi come sempre, correte di qua e di là per trovare le soluzioni dei problemi che vi vengono posti. Un Urano molto positivo nel segno buon vicino del Toro vi dona l'energia necessaria e sufficiente per paragonarvi a dei veri Superman, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 27 al 31 del mese di maggio, punto. Benessere, di vigore ne avete fin troppo, al punto che questa piena energetica se non trova uno sfogo adeguato nell'azione può sfociare in emicrania, infiammazione, tensione nervosa. Punti deboli del segno appunto i nervi, i bronchi, la pancia, ipersensibile alle emozioni che registra e cataloga, lanciandovi vari segnali, comunicativa anche lei, come voi, punto. Vi sentite giù di corda, umore e vitalità saranno scarsi. Come se non bastasse, una sensibilità esasperata vi rende suscettibile. Tentati da lasciarvi andare ancora di più, invece dovrete resistere, punto. Per lei, dall'amicizia all'amore il passo è breve, anzi, brevissimo, il salto lo compite voi. È finita l'epoca delle donne in attesa del primo bacio, ora il segnale lo lanciate voi. Per lui, difficoltà in sede d'esame o a un colloquio di selezione, forse l'avete preso sotto gamba e ora che ci siete dentro fino al collo capite di aver commesso un errore di valutazione madornale. Da ripetere, ma ora sapete come, punto. Colore delle emozioni, rosso ciliegia, punto. Barometro dell'umore, variabile con schiarite, punto. Pagellina del giorno, sentimenti, 10, attività, 8, finanze, 7. Benessere, 6, punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox, punto.
Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video. Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.